Vincenzo Tarcone per Inter Forza Città di Maida e Domenica Gol. Direttore, una breve analisi di questa partita. Abbiamo affrontato una squadra molto molto forte, molto quadrata, però noi in settimana abbiamo lavorato molto bene perché siamo arrivati pronti a questa sfida. Infatti i primi minuti sembrava, soprattutto con il nostro palleggio, abbiamo messo in difficoltà loro che sono passati in vantaggio su un contropiede, una bella azione nostra. Siamo arrivati negli ultimi metri, purtroppo non abbiamo concluso, in contropiede abbiamo preso il gol. Però non ci siamo disuniti, siamo rimasti sempre in partita. E siamo riusciti a recuperarla e poi abbiamo preso un gol ingenuo che purtroppo sta succedendo un po' spesso, quindi dobbiamo cercare sicuramente di migliorare in questo senso. Poi abbiamo fatto una grande prova di carattere, tutta la squadra, una prova corale importante contro una squadra, ripeto, molto importante. Secondo me abbiamo vinto meritatamente. Con noi anche mister Pino Alessandro, tecnico dell'Atletico Maida. Un'analisi di questa partita che comunque penso che il Maida abbia interpretato molto bene. Sì, noi abbiamo approcciato direi molto bene la partita, abbiamo cominciato bene, tenendo le distanze fra le parti stretti, andando fuori, venendo fuori con un buon palleggio, quando ancora il campo comunque lo permetteva. E poi siamo stati subito puniti su una ripartenza, anche se eravamo messi bene, però siamo stati un po' ingenui. Abbiamo rimesso subito la partita, non ci siamo disuniti, abbiamo rimesso la partita in parità, abbiamo di nuovo risubito lo svantaggio su una situazione di 3 contro 1 dove siamo stati molto ingenui. Pur sapendo, io e i ragazzi avevo detto, perché loro venendo con un 4-2-3-1 ci potevamo ritrovare in momento della partita ad avere situazioni di parità numerica nei nostri 30 metri. Paradossalmente non li abbiamo avuti, siamo riusciti a prendere gol. È inutile negare che è una vittoria per noi molto importante, al di là della classifica è importante perché ci dà autostima e ci dà maggiore conforto sul lavoro che stiamo facendo. Non credo che qualsiasi risultato fosse venuto fuori da questa partita avrebbe potuto cambiare il nostro atteggiamento, i nostri programmi, il nostro lavoro. Siamo in diretta con il mister del Campo Vaticano, Franco Schiariti. Allora, mister, una breve analisi di questo incontro. Logicamente a fine partita adesso posso pure giudicare perché è stata molto condizionata sia dall'espulsione sia dagli errori individuali che abbiamo fatto noi. Maida è una bellissima squadra sicuramente, ma noi in altre situazioni penso che avremmo giocato un po' a pari livello. Siamo stati penalizzati molto dai nostri errori individuali e dall'ottavo del secondo tempo un in meno, ma non è che si è visto tanto. Logicamente pure l'acqua un po' ha condizionato, ma va bene. Ci sta pure una sconfitta, quindi merito al Maida e all'organizzazione che hanno loro. Franco, solo una domanda. Io comunque ho visto un buon Capo Vaticano il primo tempo dove avete messo in difficoltà il Maida e forse credo che se aveste fatto qualche gol in più forse non è che aveste rubato nulla. Sì, questo è vero, ma più che fare dovevamo prendere qualche gol in meno. Abbiamo sbagliato nel prendere gol.